Abbiamo con noi, come di consueto, il direttore di Pianeta Azzurro, Vincenzo Letizia. Buongiorno e ben ritrovato, direttore. Buongiorno a te, Alfonso. Buongiorno agli amici in ascolto. Ecco, ieri, insomma, un Inter che si conferma in assoluta ripresa, battendo il Pescara. Ovviamente l'incontro era molto abbordabile per 2-0. Non ci aspettavamo, chiaramente, questo rotondo successo del Bologna, 4-0, nei confronti del Chievo di Corini. Ma questo pomeriggio Napoli-Palermo e tutte le altre partite, per cui il guru delle scommesse è qui con noi. Amici, prendete carta e penna, arriva la bolletta che ti vizia, che ti dà solo ed esclusivamente Vincenzo Letizia. Sì, abbiamo individuato per i nostri amici in ascolto 4 partite. Partiamo subito da Cagliari-Genova. Crediamo che il Cagliari, dopo la buona prestazione dell'Olimpico contro la Lazio, dove è immediatamente uscita sconfitta, possa vincere la sua gara casalinga contro la Juve-Genova e far prevalere appunto il fattore campo. Quindi Cagliari-Genova sicuramente andremo a puntare sul segno 1. Poi ci sono due partite da livello molto spettacolare, in cui non dovrebbero mancare le reti, e quindi punteremo per Udinese-Fiorentina sui gol. Stessa cosa dica sì e stesso discorso si faccia per Sampdoria-Milan, anche in questo caso puntiamo sui gol. Poi Alfonso, tu sai che io nelle mie bollette amo sempre mettere la cosiddetta macchia, quella che fa salire la quota, e guarda, io punterei proprio su questa Atalanta che possa sbancare l'Olimpico. C'è una regola non scritta nel calcio che dice che due partite in casa non sempre si vincano entrambe, è capace che in una di queste si inciampi. Eh sì, anche perché, direttore, con questo risultato, mettiamo il caso che si verifichi, chiaramente si aprirebbe anche la lotta a scudetto, perché poi se la Lazio perde, il Napoli dovesse vincere, magari un mezzo passo falso della signora sarebbe davvero un bel inizio di ritorno. Ma io tra l'altro credo che la lotta scudetta non sia assolutamente chiusa, non si debba aprire oggi, perché insomma con tutto un girone di ritorno da giocare, a 5 punti di distacco, e mi riferisco alla Lazio, ma anche al Napoli, perché se il Napoli dovesse restituire i 2 punti di vantaggio e anche i 2 punti della squalifica di Cannavaro e Grava, e anche con lo scontro diretto a San Paolo, credo che il campionato non si possa assolutamente dire chiuso. Quindi molto dipenderà anche, diciamo, tutto dal mercato di gennaio, dal mercato che vede protagonista tutte le squadre della Serie A, e insomma credo che di chiuso non ci sia ancora niente. Perfetto, ritornando in tema bolletta, quindi Lazio-Atalanta 2. Sì, Lazio-Atalanta, puntiamo su questo 2, la quota 6,26, poi dipende dalle aziende di scommesse, sì. Insomma è assolutamente appetitosa e non va sottovalutata. Assolutamente. Allora, andiamo a ripetere la bolletta, Alfonso. Sì. Cagliari-Genova segno 1, Udinese-Fiorentina goal, Sampdoria-Milan goal, e dicevamo Lazio-Atalanta segno 2. Puntando 10 euro se ne andrebbero a incassare circa 300. Circa 300, che non sono niente male. Direttore, ricordiamo sempre il portale costantemente aggiornato e sul calcio Napoli e non solo. Sì, il sito www.pianetazzurro.it per seguire le vicende degli azzurri online in tempo reale. Un abbraccio, direttore, buona domenica, l'appuntamento è per domenica prossima con lei. Buona domenica, amici.